Questa sera dobbiamo iniziare un lavoro di riflessione, di comprensione, sul primo grande discorso di Gesù, quello che tradizionalmente viene definito il discorso della montagna, nei capitoli 5 e 7 del Vangelo di San Matteo. Ma prima di farlo, credo che sia necessario che cerchiamo di ritornare a quella esperienza bella, intensa, anche commovente, che abbiamo fatto assieme la volta scorsa, semplicemente riflettendo sul fatto che il credo non era l'affermazione di una serie di principi o di verità che noi facciamo con la nostra bravura o anche con la nostra tradizione e abitudine. Ma il credo è una risposta mentre ascoltiamo Dio che ci parla, Dio che si rivela. Credo significa io ti do il mio cuore, io mi affido a quello che mi stai dicendo. E allora ricordate, abbiamo letto il credo proprio come se stessimo rispondendo a un Dio che ci dice: io sono tuo padre, io ti ho fatto, ti conosco, tu sei mio, tu sei unico per me, tu sei prezioso. E allora noi rispondiamo: credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e di tutto ciò che esiste. E poi continuavamo ascoltando il Signore che diceva: io ho un figlio, anzi tu sei mio figlio perché io ti ho fatto come lui, per lui. Mio figlio l'ho dato per te, lui è venuto sulla terra, ha dato la sua vita, il suo sangue. E noi rispondevamo: credo in Gesù, figlio di Dio, che nacque, patì, morì, risuscitò per noi. E così abbiamo vissuto, se ricordate, un momento in cui il credo diventava, era, è il nostro modo di ascoltare il Signore e di rispondergli, perché questa è la fede. Un dialogo d'amore con Dio che si rivela a noi, si manifesta a noi. Ora bisogna che in qualche maniera continuiamo nello stesso stile. Provo già a rifare lo stesso modo di ragionare, almeno all'inizio, prima diciamo di cominciare a discutere. Adesso noi sappiamo che il Vangelo, nel Vangelo Dio Padre ci parla con la voce di suo figlio, con le parole di suo figlio, con la parola che è suo figlio. Certo, noi dobbiamo poi capire, approfondire, spiegare, lo cercheremo di farlo, ma l'atteggiamento fondamentale è ancora quello della risposta d'amore. Ora, il credo dell'altra volta si precisa così, nei riguardi di Gesù. Noi ascolteremo Gesù che ci parla della sua nuova legge e poi gli diremo: Gesù, io credo in quello che mi dici. Io credo in questa pagina di Vangelo. Credo proprio mentre leggo, mentre approfondisco i tuoi insegnamenti sulla legge, sulla preghiera, sull'amore ai nemici, sull'amore coniugale. Io credo che quelle che sto per ascoltare sono parole nate dal tuo cuore, dalla tua divina intelligenza, dalla tua coscienza di figlio. Io credo che sono parole dette proprio a me, dal tuo amore che si posa proprio su di me. Credo, ma tu aiutami a capire bene quello che mi dici e il motivo per cui me lo dici.
Credo, ma tu sgombra la mia mente e il mio cuore dai pregiudizi, dalle distrazioni, dalle durezze, dal cinismo. Voglio crederti come un bambino che si fida di chi gli vuol bene, come un amico che ascolta un amico di cui è certo. Ecco, questo è il modo, anche se adesso necessariamente dobbiamo abbandonare la forma del dialogo, la forma della preghiera, però l'abbandoniamo nell'espressione, non nel cuore, non nell'atteggiamento. Allora, il discorso, il primo grande discorso di Gesù, lui ci ha voluto parlare della legge di Dio. Dobbiamo capire, per il popolo eletto, il popolo ebraico, la legge data da Mosè, che poi era stata approfondita, arricchita, diciamolo pure anche appesantita da mille prescrizioni, ma la legge era quello che per noi è l'incarnazione. Certo, non era ancora la parola di Dio che si faceva carne, ma era la parola di Dio che si faceva suono, che si faceva insegnamento. Già il canto che abbiamo ascoltato sulla tua parola era, diciamo così, scritto sulla falsariga di un salmo, un bellissimo salmo sulla legge di Dio, quel salmo dove l'orante che prega dice: Signore, quanto è bella la tua legge, come è preziosa. Io la vado meditando nel mio cuore. È per me come il cibo di cui mi nutro tutti i giorni. Per gli ebrei la legge, nella sua forma più vera, più pura, era una specie di incarnazione. E gli ebrei dicevano: nessun popolo sulla terra è così saggio, così intelligente, come lo siamo noi. C'era un pochino di vanto, certo, però c'era la percezione che Dio non si era mai avvicinato alla storia umana così tanto, che la sua sapienza quasi quasi aveva preso carne e la sua parola era risuonata. E poi addirittura Mosè l'aveva scolpita sulla roccia, la parola sulla pietra, la parola dei comandamenti. Ripeto, il popolo ebraico aveva indurito molte cose, però il senso sacro della parola di Dio, la gratitudine per la parola di Dio, per quello che Dio aveva insegnato, e con comunque fosse la pesantezza poi successiva, però pensate alla bellezza, purezza dei 10 comandamenti, l'espressione di quel che c'è nella nostra natura, nella realtà, il realismo di Dio, che spiegava come era fatta l'uomo, la donna, il cuore, la preghiera, il padre, la madre, il figlio. Ecco, gli ebrei avevano questo senso. Quando Gesù viene sulla terra, possiamo dire che prova una grande gioia, perché quella parola scritta è l'anticipo della sua parola, della sua persona, ma anche una tristezza, perché vede, lo facciamo con lui, pensa se non lo si poteva fare con un codice scritto, si era un po' appropriati della sua parola, si perdeva tempo a interpretarla. E cosa strana, nonostante che l'uomo sia sempre tentato di invocare una certa libertà dalla legge, si tendeva a indurirla, a renderla pesante, superficiale. Basta che ricordate anche solo superficialmente quegli incontri in cui Gesù nel Vangelo non sono tante le volte, però ci sono le volte in cui Gesù si mostra triste, indignato.
E questo di solito accade quando c'è davanti a lui una persona umana che ha bisogno. Ricordate quella volta che nella sinagoga c'è una donna curva che da 18 anni non riesce a tenersi dritta perché ha una malattia, diciamo quasi che la lega, che la contorce, e viene nella sinagoga il giorno di sabato e guarda Gesù e vuole essere guarita. E il capo della sinagoga e gli altri sono lì a osservare se questa donna osa trasgredire la legge del sabato, cioè chiedere un lavoro, la guarigione di sabato. Tanto che poi interverrà il capo della sinagoga: ci sono 6 giorni la settimana, andate a farvi curare in quei giorni, non il giorno di sabato. Il Vangelo dice che Gesù lo guardò con indignazione. Perché la legge era buona, era la legge appunto di rispettare il riposo di Dio, il giorno di Dio. Ma Gesù, se ricordate, guardò i suoi interlocutori e disse: come, voi siete arrivati a capire che il sabato potete slegare il vostro asino, slegare il vostro bue perché ha bisogno di bere, se non lo perdete? E adesso davanti a una donna che da 18 anni è legata dal male, dalla malattia, da Satana, secondo la mentalità del tempo, in cui la malattia era vista sempre come una conseguenza di un'azione maligna, bene, ora voi dite, rimproverate questa donna perché viene a farci vedere, ma come non capite che se il sabato è il giorno della festa, il giorno della liberazione, il giorno del riposo, questa donna è la prima che ha il diritto di riposare, la prima che ha il diritto di godere della pace che Dio ha assegnato all'esperienza di questo giorno santo. Le parole sono mie, però quello era ciò che Gesù intendeva dire, ed è solo un esempio, ma ce n'erano tanti. Ecco, Gesù vede questa legge buona perché l'ha data Dio, pedagogica, perché doveva servire a educare, doveva servire a mantenere i rapporti con Dio e i rapporti tra il popolo e i rapporti con la realtà e i rapporti con la terra e i rapporti sociali. L'Antico Testamento è così bello da questo punto di vista che perfino le norme igieniche, le norme sanitarie, quelle necessarie perché in un accampamento, per esempio, si possa vivere con un po' di pulizia, perfino quelle norme sono date come norme, diciamo, parola con cui Dio ti chiede di badare, capite, al tuo rapporto con gli altri, alla convivenza. Ecco, quindi la legge era buona, però quanta pesantezza. E allora Gesù, osservate, nel suo primo discorso in fondo che cosa dice? Dice: è stato detto, ma io vi dico. E per il popolo eletto era incredibile che uno osasse sostituirsi alla legge. La legge era la parola di Dio. E Gesù, che poi dirà, userà addirittura il nome di Dio, quando dirà io sono, che era il nome di Dio. Ecco, Gesù ora dice: io vi dico. E comincia, troverete poi nel Vangelo tanti esempi, tante indicazioni, molte diciamo prese di posizione su un argomento, sull'altro, però in fondo il discorso è sempre lo stesso. La legge, Dio con la legge, vi chiedeva un rapporto, vi chiedeva amore, vi dava il suo amore di padre, vi chiedeva l'amore di figli, anche se questo amore doveva esprimersi con una osservanza, con una pratica, con un'attenzione, ma Dio vi chiedeva l'amore. E adesso la legge sono io. La legge sono io, dice Gesù. Che cosa significa questo? Notate che vale anche ai nostri giorni, perché la legge continua a mantenere il suo valore pedagogico.
l'uomo ne ha bisogno, i comandamenti ci sono, le leggi della Chiesa ci sono e anche le leggi della convivenza civile hanno la loro importanza e anche le leggi del Galateo hanno la loro importanza, no? Non si può vivere, capite, sbandati e senza nessuna regola della vita. Ma che cosa ci dice Gesù quando dice io vi dico? Se osservate le sue insistenze, vanno tutte in questa direzione. Quando siete davanti a una legge, dalla più grande alla più semplice, alla più banale, chiedetevi che amore c'è dentro. Che amore c'è dentro? Che amore c'è dentro per me? Che amore mi vuole comunicare Dio? E con che amore posso rispondere io? Guardate, nella catechesi, quando ci si trova a parlare, mettiamo con i ragazzi, con i giovani, ma non solo, e si affrontano anche argomenti dove la legge si fa pesante, pesante nel senso che è anche difficile, nel senso che a volte proprio ti stringe molto da vicino, è esigente, usiamo meglio la parola, la legge è anche esigente. Pensiamo quando io devo spiegare ai ragazzi la legge cristiana sull'amore, sulla sessualità, sul lavoro, anche le leggi del culto di Dio, la messa la domenica, la preghiera, i sacramenti. E quello che fa male non è il fatto che un uomo, una donna, un ragazzo, una ragazza obiettino. Volesse il cielo che obiettassero davvero. Ma la cosa che fa male è che non capiscono, che hanno tutto il diritto di obiettare, ma in questo senso, che dicessero io sono pronto a obbedire a quello che Dio vuole da me, se mi fai capire che amore è Dio. Che amore c'è dentro delle cose che Dio mi chiede, capite? Mi chiede la purezza. Che amore c'è dentro la purezza che mi chiede? Mi chiede la fedeltà a mia moglie, a mio marito, anche nel momento faticoso. Che amore c'è per me dentro questa prescrizione? Voi capite che parlare di indissolubilità del matrimonio, ne parleremo perché è uno dei temi di questa sera, se uno dovesse percepire che dentro c'è soltanto legge, soltanto pesantezza, soltanto durezza, soltanto inutilità, soltanto dolore, uno dice perché? Che amore c'è dentro la legge di Dio? Ecco, questa è la prima cosa che Gesù dice. La legge, ogni legge indica un rapporto. La parola di Dio si è fatta persona. Anche Gesù ha avuto su di sé, per così dire, la legge di Dio. Pensate nel momento in cui Gesù è nell'orto degli ulivi, che sente la passione che viene avanti, la sofferenza che viene avanti, e dice: se è possibile, passi da me questo calice e poi sia fatta la tua volontà. Ha sentito Gesù, no? Anche il peso della parola del Padre che lo inviava e gli chiedeva. Esperienze dure, gravi. Ma Gesù ha risolto tutto dicendo: io affido la mia vita nelle tue mani. Come faccio ad obbedire a una legge se non sento, non mi fanno capire, non mi aiutano, non mi educo a capire che sto affidando la mia vita a una persona che mi vuol bene? Io posso affidare anche la mia persona a un medico che so che dopo qualche minuto
taglierà la mia carne e frugherà il mio corpo, ma lo faccio perché so che è un bene che mi sta, che io sto cercando e che Lui mi sta donando, il bene della guarigione. Ecco, che cosa c'è nella legge di Dio? E così, leggendo, trovate mille esempi che Gesù stesso trae dall'esperienza sulla... E una cosa però forse bisogna precisare, che per trovare questo amore di Dio nella legge bisogna percepirla secondo tutta la sua intensità. Capite? Pensate a quell'aspetto quando Gesù parla del comandamento del non commettere adulterio, eh? Ed è una cosa, una realtà, diciamo, molto, molto concreta, molto corposa, molto... Ma quando Gesù dice, ma guarda che non ti basta non commettere adulterio, non osservi il comandamento di Dio perché non commetti adulterio, hai cominciato a tradirlo già dal tuo sguardo, dal tuo desiderio. Non basta osservare il comandamento che dice non uccidere. Certo che è importante il comandamento non uccidere, se cominci a lasciare che l'ira penetri nel tuo cuore. È già la parola cattiva, amara, che rivolgi al tuo fratello, è già un inizio di distruzione del rapporto, di distruzione dell'altro. Ecco, è una delle insistenze di Gesù è questa. La legge è sempre rapporto. Non puoi giocare quando sei davanti a un comando di Dio o della Chiesa, non puoi giocare con la superficie delle cose, con la esteriorità. Non puoi accontentarti della, proprio perché è un rapporto d'amore, non puoi accontentarti della scorza del rapporto. No? Devi andare fino all'ultima decisione del cuore, fino alla radice del pensiero, fino al primo movimento del tuo essere. E non si tratta di diventare paurosi, scrupolosi, timidi, capite? Si tratta di volere la bellezza della parola di Dio tutta intera, capite? Uno non si accontenta che un qualunque oggetto a cui è affezionato sia così superficialmente ripulito, no? Lo vuole ripulito fino in fondo. Ecco, e così trovate questa, diciamo, queste serie di esempi di Gesù che però poi culminano in qualcosa di così di apparentemente impossibile, quando Gesù dice dovete essere perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. C'è mai stato un momento nella storia in cui si è dato all'uomo, all'essere umano, una maggiore dignità? Pensate a questo Gesù che sta sminuzzando la legge, per così dire, esemplificando, trattando mille questioni, e che potrebbe dare l'impressione di essere lì perso, non so, in un esame dei codici, e che quello che hai in mente è che la tua, non so, la tua grandezza è tale che tu devi rassomigliare al Padre che è nei cieli, che è perfetto. E quando descrive questo Dio che è nei cieli con magnanimità, con gran larghezza, con somma bontà, fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi e fa cadere la sua pioggia su tutti quelli che ne hanno bisogno e si cura anche dei gigli del campo e poi si cura del passero che... E poi ti dice, si cura anche del tuo capo, dei capelli del tuo capo, dei tuoi giorni, della tua statura, di tutto quello che tu sei. Questo Dio che si cura di tutto e tu devi essere perfetto come Lui. E anche qui certamente il perfetto non è, la perfezione non è quella esteriore degli atteggiamenti, è quella del cuore, è quella del cuore. Voglio raccontarvi un episodio che Santa Teresa del Bambino Gesù,
quando entrò in monastero, trovò sulla parete un quadro di Santa Teresa la Grande, in cui sotto il quadro c'era scritto una frase di Santa Teresa d'Avila, frase che diceva: io, Signore, tu accetto che tu possa amare uno, una persona più di me, perché io sono un po' anche indegna, però che uno ti ami più di quanto ti amo io, questo non lo posso sopportare. C'era scritto nel quadro. E Teresa lo leggeva nella sua stanza, questa giovane monaca, e diceva: io voglio amarlo più di quanto l'ha amato la madre Teresa, la mia fondatrice. Allora un giorno andò dal confessore e il confessore la rimproverò aspramente, perché era orgogliosa, superba, tanto più che spesso la mattina durante le preghiere si addormentava quando era un po' stanca, era anche un po' malata. E allora il confessore la rimproverò. Dice: pensi a osservare bene le sue regole, non a superare la... E Teresa disse: ma padre, non c'è scritto nel Vangelo che devo essere perfetta come il Padre Celeste? E poi, siccome i santi hanno anche un po' di umorismo, quando la madre priora le comandò di disegnare degli angioletti, le sapeva disegnare bene, era una pittrice di vaglia, degli angioletti attorno al tabernacolo, ne fece 7, uno addormentato. E disse che a Dio piacciono, ai genitori i bambini piacciono quando sono svegli e quando dormono. Che non era per scusare la sua debolezza, ma era per mostrare fino a che punto si può diventare teneri con Dio e si può percepire la tenerezza di Dio. Fermiamoci ancora un pochino solo sulla legge. Tutte le volte che Dio vi sembra duro o che Dio vi chiede qualcosa e voi siete quasi tentati di abbassare gli occhi o di voltare le spalle perché è duro Dio con me, e può accadere anche per le vicende della vita, io vi dico: fermatevi, non andate avanti, perché sennò quella durezza vi bloccherà il cuore e la mente e vi allontanerà. Fermatevi e dite umilmente al Signore: io so che tu sei soltanto amore, soltanto perfezione d'amore, aiutami a capire. Non è detto che lo devo capire subito, però tutte le volte che qualcosa vi pare che Dio vi tocchi con un po' di rigidità, capite? O attraverso la sua legge o attraverso qualche cosa, fermatevi, fatevi aiutare. La Chiesa serve a questo. Prima io ho dimenticato di dire una cosa su cui il Papa insiste molto, ma è giusta. Anche quando parlavamo "io credo, Signore", noi crediamo. Dobbiamo aiutarci. Ecco, e dopo questo primo discorso, la cosa interessante è che Gesù apre, per così dire, tre sottolineature, diciamo, ma che sono tutte legate assieme. Cerchiamo di capire perché. La legge, qual era il grande comandamento? Anche gli ebrei lo sapevano, qual era il grande comandamento? Il grande comandamento era: amerai il tuo Dio con tutto il cuore, con tutte le forze, con tutta l'anima, con tutta la mente, giusto? E poi amerai il tuo prossimo come te stesso. Questo. E allora capite quello che dicevamo prima, amare con tutto il cuore. Allora, nelle specificazioni del discorso, Gesù che cosa fa? Prende il rapporto con Dio, l'amore per Dio, al suo punto di massima bellezza, e poi il rapporto col prossimo. Il rapporto col prossimo in due forme opposte. Adesso cerchiamo di capire il rapporto con Dio, che è il culto dovuto a Dio. Guardate com'è bello la parola culto. Noi coltiviamo le cose, coltiviamo la terra. Dobbiamo anche coltivare, per così dire, il nostro rapporto col Signore. E renderlo vero, e renderlo profondo. Allora Gesù parla della preghiera, anche qua. La preghiera che può essere, ce ne accorgiamo tutti, fatta di voce, fatta di parole, distratta, disattenta,
al tempo di Gesù era anche ostentata, uno ti vedeva pregare, mi vedono pregare, capite? Tutte quelle forme un po' esteriorizzanti e sciocche che a volte, in cui a volte tutti noi cadiamo. Siamo perfino capaci certe volte di andare a fare la comunione preoccupati di quelli che ci vedono, di quelli che non ci vedono, oppure magari non ci andiamo a confessare perché non vogliamo essere visti. Gli ebrei ragionavano al contrario: più mi vedono, più importante sono, più grande sono. Allora pregavano nelle piazze, ostentavano atteggiamenti di grande devozione. E Gesù guarda tutto questo e dice: ma ascolta, chiuditi nella tua camera, nel segreto. Il Padre tuo che vede nel segreto, che non vuol dire che puoi pregare soltanto in camera, puoi pregare in chiesa, puoi pregare mentre fai una passeggiata sui monti, puoi pregare assieme ai tuoi amici, puoi pregare, ma dicevano i santi, una preghiera non è mai vera se non è ricevuta nella cella del cuore, in quella massima profondità, no? In cui tu coltivi una solitudine buona, bella, piena di dignità del tuo rapporto col Signore. Anche quando stai dicendo un Padre nostro, assieme a tutti gli altri, o ti stai in chiesa inginocchiando, oppure ascoltando, oppure dicendo una formula, che devi risuonare tutto nella cella del tuo cuore, perché è nella cella del tuo cuore che Dio ha deciso di abitare. E quindi il primo insegnamento di Gesù, coltivare, permettete la parola, coltivare Dio, come si coltiva una cosa preziosa, buona. Lui ha deciso che la sua casa è il mondo, certo, ma è il tuo cuore. C'è sempre una stanza nel tuo cuore dove lo puoi trovare. La preghiera. E poi ricordate da carmelitani come siamo, quello che Santa Teresa diceva, che la preghiera non è solo un atto. Un uomo, uno diventa una persona di preghiera, un uomo di preghiera, una donna di preghiera, quando si accorge che in tutte le cose che dice, in tutte le cose che fa, in tutto il respiro, i respiri che emette, capite, sta intrattenendo una relazione con Dio. In tutte le cose, che non occorre che ne abbia sempre coscienza, chiarezza, non occorre che io sia sempre là come irrigidito per un rapporto che mi... No, è così, è normale, come è normale respirare. Nei processi di Santa Teresa del Bambino Gesù, le sue consorelle dicevano: ma che cosa dobbiamo dire? Lei aveva bisogno di Dio come io ho bisogno di respirare. Questo dicevano le consorelle, dal modo come la vedevano, no? Poi certo che hai momenti di preghiera, che hai gli atteggiamenti, tutto, ma la prima cosa, coltivare il proprio rapporto con Dio, che comincia la mattina e non si interrompe neanche durante il sonno. C'è una bellissima preghiera che si dice a Compieta, un inno, ed è un inno antico, medievale, dove si dice: Signore, fa che io ti senta mentre mi assopisco, per sopore, mentre sono assopito, che io ti senta. Sapete cosa vuol dire? È l'esatta esperienza di una mamma che dorme quando il bambino finalmente la lascia dormire, va bene? Però è lì che basta che si muova un momento che è subito sveglia, perché no? nel sopore continua a sentire la presenza, continua a sentire che c'è un essere che è legato a lei, che dipende da lei. E noi nell'inno di Compieta diciamo: Signore, fa che, diciamo, la mia anima ti senta anche durante, e poi dice che io questa notte ti possa sognare. Non bastano, non occorrono necessariamente gli psicologi per dire che cosa succede nel sogno, capite?
Nel sogno noi elaboriamo molte cose e gli antichi, addirittura che ne sapevano forse più di quanto noi crediamo, chiedevano al Signore la grazia di poter, poter mantenere un rapporto con Lui perfino nel sogno. Te corda nostra somniente, che i nostri cuori ti sognino, c'è scritto nell'inno latino di Compieta, va bene? E poi vi dicevo, dopo che Gesù ha risistemato questo rapporto col Padre, che poi esprimerà nella preghiera del Padre nostro, e anche lì, pensate a quanto è bello, io so di non sapere pregare bene, so che non so, lo diceva anche San Paolo, non so che cosa è giusto domandargli, non so come raggiungere, come diciamo essere gradito alla sua volontà, ma ci pensate che noi abbiamo delle, che Gesù in qualche maniera ha giocato con noi un gioco divino, ci ha detto, tu vuoi pregare, ascolta, di queste cose qui. Poi noi di quello che chiediamo percepiamo appena appena un filino molto superficiale, però io sto dicendo le parole che Gesù mi ha insegnato nel senso in cui lui me l'ha insegnato, col contenuto che lui mi ha insegnato. E quindi se io dico, sia fatta la tua volontà nel Padre nostro, probabilmente non so che cosa sto dicendo, ma Gesù lo sapeva. E se gli dico, dammi il mio pane quotidiano, certo che lo so, ma i santi dicevano, guarda che però, probabilmente stai chiedendo l'Eucarestia. E quando dicono, perdonami come io perdono, ecco, tutto il Padre nostro, liberami dal male, che cosa gli sto chiedendo? Non lo so. Ma Gesù lo sapeva. E allora mi ha detto, tu quando preghi, prega con le parole che ti metto in bocca io. Che tutto quello che non sai, non solo, ma certe volte il Padre Eterno si diverte anche, ci fa chiedere delle cose che noi non capiamo bene, poi ci esaudisce. Capite? Allora la preghiera. E poi l'altro comandamento, quello dei... l'amore, e vedete cosa mi va avanti, l'amore del prossimo. Allora, il prossimo più lontano, il nemico, il prossimo più vicino, il coniuge, giusto? Hai detto, fammi amare il mio prossimo, e Gesù ti rimette davanti le due tipologie fondamentali, in mezzo ci sono tutti quelli che vanno e vengono e passano. Pensate l'amore dai nemici, che è l'amore più bello, perché è un comando impossibile. Il nemico, non il nemico in teoria, il nemico, quello che mi ha fatto del male, quello che appena ci penso mi ribolle il sangue, quello che psicologicamente ed emotivamente non mi dà pace, perché gli altri nemici, cosa volete, possiamo fare un tanto, ma il nemico. Ed è un comando che tu non puoi osservare. E allora che cosa ti sta dicendo Gesù? Ti sta dicendo che quando ti trovi nella situazione di un comando inosservabile, significa che lo deve osservare Lui. Giusto? Quando vengono da me a confessarsi e mi dicono non riesco a perdonare, io gli dico, è inutile che continui a macerarti la coscienza per una cosa che non riesci a fare. Hai un solo problema. Metterti davanti a Dio e dire, Signore, è un affare tuo. Tu mi hai chiesto di perdonare. Tu mi hai chiesto una cosa che proprio non riesco a fare. Io voglio. Aiutami. E se sei veramente in quella vuoi, perché poi l'amore è volere, vero? Santa Margherita Maria Lacoc diceva, amare, chiunque vuole amare Dio lo ama, chiunque vuole perdonare, perdona, a prescindere da quello che sente, ed è Dio stesso che si incarica poi di lavorare perfino la nostra psicologia, di addolcire perfino le nostre durezze, basta che tu stai davanti a Lui, il tuo comandamento è vero, la mia obbedienza è necessaria. Sono qua. Se voi date un comando a vostro figlio e vostro figlio non è capace di eseguirlo perché è troppo grande per lui, qual è la soluzione che vi diate da fare, giusto? Per aiutarlo.
Credete che Dio sia peggiore di noi? Ci chiede comandi grandi perché Lui ci può aiutare, ma tu devi essere esattamente lì, là dove la questione del tuo nemico è la questione di un figlio di Dio come te, e tu in qualche maniera lo riconosci. E poi l'altra questione, che è la questione invece del prossimo, più prossimo. Sapete che a volte le fatiche le facciamo con quelli più lontani e con quelli più vicini, come sapete benissimo. Ecco, è questo Gesù che per ora, poi dopo man mano che lui mostrerà cosa vuol dire amare come ama uno sposo, cosa vuol dire amare la sua chiesa come uno sposo che dà la vita per lei, quando Gesù ci avrà distribuito il suo corpo, il suo sangue, poi allora spiegheranno i suoi discepoli cos'è un sacramento. Pensate a San Paolo, va bene? La lettera agli Efesini al capitolo 5. Ma in questo momento Gesù dice, guardate, che la prima parola di Dio che dona l'uomo alla donna e la donna all'uomo e dice siete una cosa sola, siete una carne sola, e indica l'unione coniugale, ma indica anche quell'unica carne che è il figlio che da loro deve nascere. Ecco, Gesù dice l'uomo, tu non puoi separare quello che Dio ha unito, semplicemente questo. C'è qualcosa al mondo che Dio vede unito, che Dio ha unito e intende unire, no? E tu, poi ci sono le sofferenze, le fatiche, ma noi uomini, vedete, se un papà, faccio per spiegarvi cosa vuol dire a volte osservare i comandamenti di Dio, mettete una coppia che ha dolorosamente fallito in questa unità, no? E che è stata costretta anche a così. Se un papà o una mamma avesse il coraggio di dire a suo figlio o a sua figlia, guarda figlio mio, l'amore come Dio lo vuole, come giusto, è un amore che nasce e dovrebbe durare per sempre. Questa è la bellezza, la grandezza, la verità. Purtroppo papà non ce l'ha fatta, purtroppo la mamma non ce l'ha fatta, è ancora un papà e una mamma cristiano. Capite? Perché c'è una enorme differenza tra uno che deve osservare come sono andate le cose e poi magari spiega al figlio e alla figlia con cinismo cosa credevi che l'amore fosse eterno. Tornare, dice Gesù, tornate al principio. Dite qual è la volontà di Dio e poi magari dite anche tutte le vostre fatiche, tutte le vostre debolezze, tutte le vostre cadute, ma l'amore, no? All'inizio non fu così. La parola iniziale, quella di Dio, è la parola che parla di una indissolubilità, che è la parola più bella. Perché, scusate, se in amore, se non è possibile amare per sempre, e non è possibile essere amati per sempre, nonostante tutte le nostre fatiche e la nostra vita, che significato ha? Anche perché noi non dobbiamo dimenticare che se Dio è amore, qualunque persona dica all'altra io ti amo e glielo dice con un impegno serio, mette in questione Dio. Mette in questione la possibilità dell'altro di credere in Dio fino in fondo. Ecco, e così Gesù, rapporto con Dio, rapporto col prossimo. Ricostruire. Ci sono ancora molte cose da dire, ma io vi chiedo proprio questo, davanti a ciò che il Signore rivela, dire credo, credo Gesù, significa prima di ogni cosa digli tu hai ragione, quello che tu dici è vero, è bello, è grande, poi ho ancora tutto da imparare, ho molte cose da imparare, ma tu hai ragione, tu sei il mio Signore e il mio Dio.